Roberta Fossati, storica, è già docente dell'Università Milano Bicocca. Roberta Fossati, ti do del tu, hai Oh, ci lavorato mancherebbe. tantissimo sui gruppi di difesa della donna per l'aiuto ai combattenti della libertà. Quindi diciamo così, l'intervista che ti stiamo facendo riguarda in particolar modo, in generale, come questa esperienza, che probabilmente non è molto nota, è stata però determinante perché ha in qualche modo definito le prime basi del futuro sistema di welfare e in particolar modo a Milano del sistema di welfare municipale. Quindi questo è, diciamo, quello che noi complessivamente ti Certo. chiediamo e ti chiediamo se puoi approfondire un attimo quello che è stato il loro ruolo, in che cosa ha consistito l'importanza di questa esperienza dei gruppi di difesa della donna per l'assistenza. Benissimo, allora io ho pensato di selezionare per questa intervista nostra 4 o 5 documenti che mi sembravano particolarmente significativi, dovuti a ricerche che sono state fatte fra l'altro in collaborazione con altre persone. Ricordo ovviamente Roberta Cairoli, che è carissima amica con cui ho lavorato. Questo ci ha portato a esplorare fondi che riguardavano Milano, Milano e provincia, ma anche fondi che si trovavano non solo a Milano, ma addirittura in altre città come a Roma, all'Istituto Gramsci. Niente, rispetto ai gruppi di difesa della donna, la scoperta di questo materiale ha fatto anche capire quanto qualcuno parla giustamente anche di un protagonismo femminile che è rimasto come in ombra forse per decenni dopo la guerra e che man mano va riemergendo e ci fa capire che questa partecipazione non è stata femminile, specialmente a Milano, proprio cuore un po' della resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, non è stata così marginale. C'è anche una possibilità di risalire, cosa che sembrava un po' complessa, a capire quanto dentro ai gruppi di difesa della donna, così si chiamavano le attiviste in periodo clandestino, a un certo punto nasce un vero e proprio comitato di assistenza, comitato di assistenza che non voleva essere però né beneficenza né genericamente un aiuto a chi era immerso nella tragedia della guerra. Il comitato di assistenza nasce in un modo diciamo molto progettuale rispetto anche a quello che doveva poi essere il futuro, quindi la preparazione. Intanto, durante la guerra, ovviamente, proprio il sanare il più possibile le ferite terribili inferte alla popolazione, ai deportati, e poi, come si può dire, una prospettiva di lungo periodo che stava nascendo, cioè l'idea di porre le basi, qui parliamo sempre di donne militanti, porre le basi di un futuro welfare in Italia. Ecco, allora la data di nascita, se mi aiuti un attimo, è da un documento, la data di nascita dei gruppi del comitato di assistenza, gruppi di difesa della donna per l'aiuto ai combattenti, però come gruppo di comitato di assistenza. Nasce addirittura in base a una documentazione nell'agosto del 44. Quindi teniamo conto in uno dei periodi più terribili della guerra, perché poi verrà l'inverno, credo che l'inverno del 44-45 sia stata una cosa spaventosa. Si parla di un comitato centrale, e questo è interessante, composto da donne che sono provenienti dal punto di vista politico, clandestino ovviamente, dal PCI, dal PSI, dal Partito d'Azione e dall'MLC. È più una donna senza partito. Ecco, esiste anche uno schedario che incomincia a essere, scusa, prendi pure, a essere
utilizzato dai GDD, che però devono tenere sempre conto anche dell'importanza della memoria nel senso proprio di orale, perché c'è sempre pericolo a scrivere qualcosa, per cui da un lato c'è un bisogno di sistematicità degli interventi assistenziali e nello stesso tempo, accanto a questo, uno stare molto, molto, come dire, molto, molto attenti, perché una schedatura scritta dei casi di assistenza può essere in qualche modo cadere nelle mani del nemico. Si parlava appunto di una grande attenzione alle condizioni di vita della popolazione, quindi dei civili, del mondo, voleva dire donne, bambini, vecchi, insomma tutte le persone che non erano coinvolte sotto l'aspetto militare. E poi però c'è anche una grande attenzione a quella che doveva essere l'assistenza o qualche forma di aiuto anche a quelle persone che invece erano, come dire, un po' più in prima linea nel combattere, oppure addirittura alle famiglie delle persone che erano numerose, molto più forse di quanto si potesse pensare, delle persone deportate in Germania. E alcuni documenti assestano proprio come questa assistenza da parte dei GDD fosse molto mirata da un lato alle famiglie delle vittime politiche, dei deportati, degli arrestati, dei fucilati, dei partigiani, però anche molto generosa sembra, no? Perché c'è anche elenchi di famiglie bisognose, e quindi andiamo un po', come dire, al di là della politica spicciola, quella dura anche del momento, nel tentativo, e qui davvero si parla di un inizio, se vogliamo, un embrione di welfare, perché c'è l'idea che la popolazione stremata dalla guerra, quindi parliamo di freddo e fame soprattutto, doveva in qualche modo essere assistita e bisognava allargare il più possibile questa assistenza al maggior numero appunto di famiglie possibili. Di qui l'insistenza, che è molto interessante dal punto di vista storico, fra l'altro, alla questo continuo interagire fra i gruppi di difesa della donna in questo comitato assistenza e il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il quale da un lato si mostra sensibile al lavoro svolto da parte di queste donne, ma dall'altra deve essere, come dire, un po' continuamente stimolato a intervenire, e a intervenire voleva dire soprattutto anche dare soldi, dare si parla addirittura io non so allora cosa valesse esattamente 1 milione di lire all'anno, però 1 milione di lire all'anno voleva dire che queste donne avevano un grosso senso del progetto, di una progettualità, cioè senza denaro in una situazione del genere non si poteva fare niente. Se si dovevano assistere delle famiglie, famiglie appunto ridotte allo stremo, bisognava che questo denaro affluisse nelle casse del comitato di assistenza e soprattutto che ci fosse il comitato liberazione, il CLNAI, che avesse fiducia in queste donne, perché queste donne promettevano giustamente di rendicontare tutto quello che veniva speso ed erano estremamente precise, ovviamente sempre tutto in modo clandestino, perché c'è sempre il problema di non farsi scoprire. Però allo stesso tempo, come dire, questi soldi voi ce li dovete dare, quindi c'è proprio una dialettica che si crea fra il CLN e le donne, ce li dovete dare perché sennò noi senza questa base materiale non possiamo agire. Noi non vogliamo fare beneficenza, noi vogliamo essere attive in un modo tale che qualcosa cambi effettivamente. E questo appunto è interessante sia da un punto di vista di militanza, perché vuol dire che questa militanza era consapevole, era forte, io uso la parola forte, mi piace, no? E che dall'altra c'era anche una prospettiva verso il futuro. Si parlava prima del welfare, l'idea di un embrione di welfare è proprio qua.
Ecco, poi io passerei forse a un altro tema, visto che appunto il tempo passa, che è quello del passaggio dall'attività nella clandestinità all'attività quando la guerra finisce. Allora, la data chiave in questo caso è il 1945, ovviamente, ma quel mese, quei 2 mesi che sono aprile e maggio, perché verso fine aprile tutto è già pronto, no? Per l'insurrezione armata, no? Ecco, posso E farti, dimmi. interromperti e farti una No, no, domanda? dimmi. Siccome tu stai affrontando un punto molto interessante, Sì. di queste donne che fanno questa esperienza collettiva Sì. importante, determinante, che si rendono conto, che hanno Certo. fatto un'esperienza che non può essere, che non si può Chiusa. concludere. E quindi è importante che tu ci racconti in come hanno fatto a produrre le basi per Sì, poter far sì che sì. questa assistenza non terminasse ma si sviluppasse. Certo. Allora, mi vengono in mente proprio 2 cose. Una è questa capillarità, no? Questa capillarità di questa volontà e azione di assistenza. Capillarità vuol dire che tutti i quartieri di Milano, soprattutto la cintura periferica dei quartieri di Milano, viene coinvolta in questo attivismo. E dall'altro il fatto che appunto in questi mesi cruciali di passaggio i GDD incominciano a siglarsi in altro modo, cioè ma appunto io parlavo di una crucialità storica per la ricostruzione storica del mese di fine aprile, maggio, giugno fino ad agosto del 45, perché è il momento in cui si vede attraverso anche la documentazione, qui si parla di una, per esempio, in un documento di una fusione dei GDD con l'Unione Donne Italiane data 20 maggio 45. Quindi siamo neanche a un mese dal 25 aprile, perché 25 aprile e 20 maggio è meno di un mese. Allora, alcuni documenti ci aiutano a capire meglio questa progettualità, su cui io insisto perché mi sembra un dato fra i più interessanti anche visti dall'oggi. Sì, è il problema della doppia sigla. Cioè, molti documenti che abbiamo ritrovato sono siglati doppiamente, cioè GDD e UDI, cioè qualche volta firmati, quando dico siglati intendo dire firmati, cioè c'è la doppia firma, qualche volta la firma principale è quella ancora GDD, gruppi di difesa della donna che sono ancora legati alla clandestinità, a un lavoro clandestino, e invece UDI è fra parentesi. Al contrario, a un certo punto la sigla UDI diventa quella principale e GDD resta come un po' più in sordina, come dire fosse il passato, il che ci fa capire, come dire, la guerra è finita, adesso ci diamo un'altra intestazione, facciamo un altro lavoro, e il lavoro appunto voleva dire in questo caso soprattutto rimettere in piedi l'Italia, ma rimetterla in piedi anche aiutando, non soltanto, io non ho parlato di questo prima, però da un lato tutto il lavoro nelle fabbriche c'era già da tanto tempo, altri ne hanno studiato, parlato tantissimo, no? Però c'erano anche le condizioni di vita del ritorno dei deportati, per esempio, dei deportati dalla Germania, dei soldati fatti, italiani fatti prigionieri in Germania perché in qualche modo si erano staccati, si erano ribellati, no? Quindi questo ritorno voleva dire mettere in piedi un welfare nuovo, sia per chi era proprio allo stremo, cioè tornava, fra virgolette, ferito, no? Spesso nel corpo e anche nell'anima, e anche, per esempio, mettere in piedi quello che sarà uno dei grandi temi, credo, dell'UDI in Italia, che è quello dell'assistenza all'infanzia e dell'attenzione per il mondo infantile.
Ecco, quindi si trovano anche dei documenti specifici che ci fanno capire come ci fosse questo interesse. Beh, poi ci saranno più in là le leggi, no? Che verranno promosse dall'UDI per gli asili nido, no? C'è tutta una storia anche dell'UDI su questo, no? In cui ovviamente non mi posso addentrare. Però l'assistenza ai bambini e all'infanzia viene proprio in prima fila, è quella fondamentale. A un certo punto viene vista come fondamentale. Insomma, questi bambini mancava tutto, no? Erano bambini che erano stati deprivati per anni durante la guerra e le madri avevano dovuto in qualche modo arrangiarsi per tirarli su, come si suol dire, no? Quella generazione nata di bambini nati proprio dopo il 40, insomma. Ecco, ti volevo fare una domanda. Sì. I gruppi di difesa della donna, che sono nati a Milano, che sono diventati poi sì. una esperienza collettiva gigantesca, perché certo. si parla di 70.000 donne in Italia organizzata, sono poi entrate nel Comitato di Liberazione Nazionale, quindi hanno avuto un riconoscimento sì, ufficiale. Sì, formale, ufficiale. Però dobbiamo dire, in questo senso, lo dico un pochino femministicamente, orgogliosamente femministicamente, hanno dovuto anche un po' proprio tenere duro e lottare per essere riconosciute. Non è stato un riconoscimento così, diciamo, quasi indolore. Hanno dovuto quasi dimostrare, come sempre, che stavano facendo davvero un grande lavoro e un grande lavoro politico soprattutto, no? Dopodiché, ecco, effettivamente nel primo dopoguerra ci sarà questo riconoscimento. Anche economico, perché appunto senza questo milione di lire annuo che loro chiedevano non si poteva andare avanti a fare delle cose, aiutare, no? Mettere in piedi in qualche modo questa assistenza. Io non so se ho risposto alla tua domanda, sono andata in là. No, va benissimo. Va benissimo. Sì, ci sono dei posti affidati a donne che provengono dal GDD, parliamo del maggio 45, sempre il documento. Dal comitato di assistenza entrano come vice commissari all'assistenza, vice commissari all'igiene e alla sanità, donne appunto che provengono dai GDD. Quindi il nuovo governo che c'è in qualche modo che tiene le fila del dopoguerra, del primissimo dopoguerra, perché parliamo di maggio-giugno 45, riconosce un ruolo dentro a proprio alle istituzioni, alle nuove istituzioni, commissariato igiene e sanità, dicevo, no? Ecco, poi qui ci sono dei nomi, qui per esempio è citata Rina Piccolato, no? In questo senso, una delle colonne portanti, insomma, di questo lavoro assistenziale, che però doveva avere uno sfondo sociale e politico. Cioè avere uno sguardo sociale e politico, oserei dire, no? Ecco, non doveva essere la beneficenza. Ecco, avrei un'ultima domanda da farti. C'è una testimonianza di Pina Palumbo all'interno sì. del libro L'altra metà della Resistenza, che sostanzialmente, forse se non sbaglio del 1978, sì, sì. parla per la prima volta, edito da Mazzotta, editore ecco, d'avanguardia in questo senso. Parla per la prima volta del fatto che non ci si trova di fronte ad una piccola esperienza, ma una esperienza sì. di rilievo, sì. cioè come se, adesso penso di non esagerare, senza questa presenza così ampia di donne la resistenza sarebbe stata oggettivamente diversa e un poco più povera, quindi il contributo no? delle donne, questa era la domanda che ti volevo fare, alla fine chi studia come te o chi sì. ha studiato come te dice che ha avuto un aspetto importante all'interno della resistenza. Certo, non a caso il libro è edito nel 78, sono gli anni in cui incomincia, credo, una riscoperta un po' di questa potenzialità e operatività di questi protagoniste, insomma, femminili nella resistenza. Sono anche gli anni in cui si comincia a capire che bisogna, come dire, non solo riscoprire questo patrimonio, che poi è un patrimonio culturale, politico, sociale italiano, nostro, no?
ma bisogna anche andare avanti, cioè queste lotte in qualche modo andrebbero salvate. Andrebbero, come dire, ricollegate anche a una prospettiva di lungo periodo che non è più ovviamente quella del dopoguerra, non è già più neanche quella del boom economico, è quella di un'Italia che dovrebbe costruirsi in un modo nuovo, rinnovarsi anche su questi piani sociali, tutto sommato. C'è un pezzettino, se ho ancora un minuto. Appunto preso da questo libro, che a me, un pezzettino che a me è piaciuto, che dice Noi donne della Resistenza, eccetera, eccetera. Le nuove generazioni di donne hanno continuato e continuano la resistenza per cambiare le leggi, le istituzioni e il costume. E noi vogliamo che le giovani donne, quindi c'è come un appello alle nuove generazioni, alla sensibilità delle nuove generazioni, che le giovani donne, una volta riscattata la loro personalità dai tabù del passato, si organizzino per occuparsi anche del sociale e del politico, affinché in Italia non possa più allineare sotto qualsiasi forma un fenomeno non violento. Scusatemi, la fotocopia è un po' brutta. Qualsiasi forma, un fenomeno violento e nefasto come il fascismo, affinché anche la nostra società possa progredire a misura di persona umana. E questo finire con la parte di Rina Piccolato con questo a misura di persona umana mi sembra molto bello perché in momenti in cui spesso ci sono scontri quasi fini a se stesso, certe volte, no? Fra certi gruppi che si occupano anche di politica. Questa donna, questa Rina Piccolato, che si è insomma, ha rischiato anche fortemente la sua vita personale, insomma, si appelli a questa persona umana che va in qualche modo messa al centro di ogni discorso sociale e politico. A me personalmente tocca un po', insomma, tocca un po' il cuore, insomma, ecco, mi sembra una cosa fondamentale questo appello, questo richiamo, specialmente oggi, no? Ecco, visto nell'oggi. Ok, Grazie. grazie mille.